Ragazzuoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi propongo un video challenge molto molto complesso. Perché? Ve lo spiego subito. Il nostro obiettivo era quello di portare a casa una fantastica vittoria reale utilizzando solamente le armi grigie. Non so ragazzi, avete capito bene, armi grigie implica il fatto che non possiamo utilizzare nessuna cura, nessuno scudo, ma solamente le bende, il che rende la challenge molto più complessa. Prima di portarvi al video ragazzi, ci tenevo a parlarvi un attimino di questa cosina. Io attualmente sto collaborando con Nvidia, che di recente ha lanciato una campagna di nome appunto Frame Win Games, ovvero la parola stessa lo dice, appunto che avendo un gioco più fluido vi permetterà di vincere molto più facilmente ai videogames. Come sapete lo standard degli FPS è di appunto di 60. Ora vi farò vedere anche un grafico per farvi capire meglio di cosa sto parlando. Fondamentalmente lo standard è di 60 FPS, ma se ovviamente il vostro obiettivo è quello di competere, migliorarvi e cercare comunque di puntare sempre più in alto, ovviamente ragazzi un consiglio che io vi posso dare da una persona che comunque compete da molti anni e anche su diversi giochi, il mio consiglio che vi posso dare è quello di cercare di effettuare un upgrade, che è quello di appunto passare dal 60 Hz a un 144 Hz. Ovviamente tutto dipende anche dalla scheda grafica che avete, ma tendenzialmente il 144 Hz è fondamentale e dovete averlo per forza, e fondamentalmente è necessario, ecco. Questo perché vi permetterà di vedere le animazioni molto più fluide, quanto riguarda anche i personaggi che si muovono all'interno del gioco, li vedete appunto più in tempo reale, anche se quello ovviamente è importante anche la latenza del monitor. In questo caso io ho una 2080 della Nvidia al mio computer e utilizzo un monitor 240 Hz e sto sempre sui 200 fps, il che mi permette di avere un gioco sempre fluido, pur streamando e giocando a una qualità grafica molto elevata, e riesco a vedere tutto quanto in tempo reale, il che mi permette di essere sempre molto reattiva e proprio fare le azioni in tempo reale, perché io vedo i personaggi ancora prima magari che loro escano dal muro, perché avendo poca latenza e un FPS molto elevato mi dà appunto questo vantaggio. Ma è un vantaggio che potete avere tutti quanti voi, e se volete avere ovviamente maggiori informazioni in modo diciamo più specifico riguardo all'argomento che vi ho appena detto, vi invito ragazzi a seguire e cliccare nel link che c'è qui sotto in descrizione, che vi porterà direttamente nel sito di Nvidia, dove potete avere maggiori informazioni più nel dettaglio per quanto riguarda appunto questa campagna di Nvidia. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi possa piacere, godetevelo ragazzi perché è una challenge davvero davvero spettacolare, e ovviamente come sempre ragazzi lasciate un bel mi piace a questo video per supportarmi, perché è davvero molto importante per me. Quindi godetevi il video. Comunque, prima game ragazzi, challenge armi grigie, e andiamo a slurpy perché è l'unico posto dove possiamo curarci, perché gli shield non li possiamo usare. Prima partita. Vediamo che ci va bene sta challenge. Primo try. Difficile. No, no, la facciamo al primo try. Vai, vai, vai. Beccato della Coca-Cola, passa una c***a. C'è uno sopra di te, barca. Ha preso l'arma. Devi andare. Ma pure io però sono stupido che non mi ricordo ciò che stavo facendo, perché è la prima volta che la faccio. Beh, hai ragione. Devi un attimo abituare. Tutto verde ho trovato io. Tattico verde incluso. Oh, tattico blu. Tattico grigio, scusami. Perfetto. C'è qualcuno di bush a box di Cario. Che ci penso io. C'è un famast lì, eh? Te lo pingo. Ho visto, ho visto. C'è uno? Due ci sono. Addio, addio. 27 sopra di me. Box di che te lo clappo. Te lo clappo io, te lo clappo io. Morto uno. Non sono come tutte le altre. Non mi entrerai dentro. mi ha attrappato. L'ho visto. No! Buono, vabbè, attacco. Esco fuori se vuoi, esco fuori se vuoi. Ma che c***o, gioco di m***a. Ma la tappa l'hai visto, me l'ha messa. Vai, adesso ora, ce la fai, ce la fai. La tappa è proprio sul soffitto, eh. Infatti, ho sentito che ha messo la trappola, ma non ho visto dove. Qua. Ora l'ho vista. Ora che sono morto. Oh, ma ha impazzito. Bianco, distrutto, non HP. Ma che vuoi fare? Ok. Scarso di danni. Questi push. Questo è Wukand, non me lo dici?
Boxati, boxati. Arrivo. Da solo, da solo. Ah, aspetta, prendo. Vabbè. Uno l'ho cappato, ho crankato proprio. 35. Oh, ma pensavo fosse morto quello. Yeah. So che è la prima pushando. So che è il primo game che facciamo, ma la vinciamo pushando normalmente. Ah, ok, vuoi affrontarla pushando? Cioè, se siamo, se siamo shieldati, sì. Ok, allora andiamo, dai. Noi che non avete mai fatto, credo non, non dovremmo pusharli tutti, vero? Giusto un minimo di kill per non stare troppo camperati. Io andrei a farmare il legno in quella zona là di fronte. Lascio due benda. Prendo due pesciolini grigi. Ah, questa. Tutto, tutto, tutto. No, solo il legno ho preso, mi sa. Sì, 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 ho preso morto nel ferro. C'è tenere una barca. Bianco, è bianco. Mercato un amico. L'ho messo male. Uno bianco e l'altro è pieno. Io ho andato da solo uno e gli ho fatto blu. Io ho attaccato quello blu. 18 bianco. Se si boxano sono morti. Non lo so. Vabbè, l'ha finito ormai. Vabbè, dove scappa? Bene, ammazziamo, eh. Se, se andiamo sulla barca facciamo prima comunque, sta qua. Vabbè, io ormai sono, riprendila tu. Io non li vedo più, Stanno nella falegnameria, sono appena entrati. Sicuramo cercano il loot e ci sta. Eh sì, era pieno di scildini, Uno è lì dentro, l'uno è lì fuori da solo. Mi sa che quello sta bene grande l'RPG, sì. Con l'RPG sicuro viola. Sì, ho visto la viola. Uno distrutto. Morti mio. Hanno vado a cecchinarmi da nord-ovest. Ti troverò il cecchino. Io quanto spec. Ah, pure dietro. Siamo letteralmente circondati. Perché ridi? Guarda lì. Più ok, no. Barca deve andare in lag. Distrutto. Uccisa una. Ok, era quello che avevo crankato. Ha una cappina qua. Io ho sentito una trappola comunque. L'ho tolta, l'ho tolta. Aspetta che mi devo sistemare. C'è ancora gente? Sì, la c'era. Qua c'è il centro di bang. Volentieri che non ammazzo. Non è stato. Fatto? Fatto malissimo, l'ho crankato? Non, no, no, quello. Quello l'ha tappato. Sì? E bianco anche l'altro. Gigi, mamma mia. Secondo me dobbiamo correre alla fontana per te. Sì, sì, sì. Gucci. Abbiamo fatto pure un po' di kill. Ti stanno knockando gli ultimi 5. Due team. Abbiamo 11. Io ne ho 6. Beh, posso andare in quest'acqua comunque. Siamo in 6 e uno considera che è stato appena noccato. Ah, qua i funghi da 10 ci sono, vai. Ok, si sono ammazzati. Quindi last. Dai, dai, non vedo l'ora. Prima, diciamo. Mamma mia, primo game, eh? Heads. Heads clap qui. Però Sloopy mi fa strano. Ah, l'ha visti, l'ha visti. Lì, 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 su. Sto saltando. Vieni qua. Sta shieldando. Rotto shield, metti blu. Dopo, dopo 21 rotto shield anche l'altro. Linedo, linedo. Perché non mi fa vedere il ping? Vado, linedo. 100 blu. È
fa la double kill così, ragazzi. GG. GG. Easy. Me lo sentivo che le faceva la double kill. Erano entrambi, una a fianco all'altra, erano a 63 metri. Era i metri perfetto, proprio perfette per le nade. Perfette per le nade. Easy challenge, armi grigia. Ora si passa...